Eccoci qua, buona serata amici e amiche del Titolo TV, nuovo approfondimento musicale come sempre a cura di Fabio Alberti. Ciao Fabio, benvenuto in puntata. Ciao a tutti, questa settimana diciamo che sarà un approfondimento che riguarda una grande artista di casa nostra e mi fa molto piacere insomma dover commentare e parlare di un nuovo disco e tra poco poi approfondiamo la cosa perché è un disco live. Quindi già disco live, insomma, per una... Un mostro sacro della musica italiana. Mica l'ultimo sì. Arrivato, eh. No, poi tra l'altro non con una carriera, ma con sei carriere, perché se noi guardiamo, e dopo ne parleremo, che cosa ha fatto nella sua vita e nella sua carriera, è una cosa impressionante. È un po' come prendere il libro di storia, no? Sfogliare quello che è successo nel nostro paese, diciamo nel dopoguerra fino ad oggi, quindi una cosa impressionante. E io credo che non sia anche irripetibile, con i tempi che corrono oggi, non credo una carriera del genere possa ripetersi, ma come tanti mostri sacri che abbiamo in Italia, insomma, non credo, sono cambiati i tempi, sono cambiate anche le dinamiche. In questa misura è molto difficile, poi noi non sappiamo ovviamente cosa capiterà, quale sarà anche l'aspettativa di vita, perché c'è anche questo discorso qua, però... Diciamo che tra poco vi parlo di questa grandissima artista, ma adesso c'è il solito spazio dedicato alla classifica, che noi semplicemente chiamiamo così, ma che in realtà è un contenitore dove io dentro ci metto anche altri dati e altri miei commenti. Allora, intanto, più o meno nella vetta degli album e dei singoli non è cambiato nulla, quindi continuiamo a trovare l'accoppiata Salmo Noyz Narcos con il loro disco molto rap, ma non solo. Takagi e Ketra con un sacco di ospiti che ovviamente Everyday, però il vero protagonista della puntata è per quello che io la definirei una puntata storica questa, perché ci sono artisti incredibili e quindi dall'alto dei suoi 83 anni Francesco Guccini ritorna con un album nuovo e bissa un pochettino l'operazione che ha fatto l'anno scorso, quindi... Ma niente inizia a far di nuovo, gli mancano i palchi. No, beh, lui assolutamente, lui ha detto mai dal vivo, mai più. E diciamo che una pia speranza ce l'avevamo, perché volevamo rivederlo, no? Sì, però questa è un'operazione secondo me particolare che serve soprattutto al futuro. Intanto è un'operazione di uscita solamente in supporto fisico, che coi tempi che corrono è una cosa incredibile e lui se lo può permettere. E ha fatto bene, secondo me, primo perché il suo pubblico vuole il supporto fisico e secondo perché così si tiene fuori da tutta questa giungla di commenti inutili di gente che non ha la cultura neanche per capire questo tipo di operazione, perché lui sta ricantando canti popolari, canti di ribellione, di resistenza, di anarchia, ma non solo, perché in questo disco ci sono addirittura un pezzo in inglese, un pezzo in spagnolo. Diciamo, è quello che lui cantava o che sentiva da bambino, quindi dopo le canzoni da intorto, questa volta canzoni da osteria, con lui Mauro Pagani, Fabio Ilacqua, che è un collaboratore stretto di Francesco Gabbani, che lo aiuta nei suoni e in tutto, registrato nella sua pavana, in casa sua, ci hanno messo la sala di registrazione del Tinello, solo Guccini si può permettere di registrarsi i dischi a casa, e come aveva promesso, questo è, ed è un'operazione che secondo me va benissimo così, e come vedi... La classica registrazione da smart working, no? Esatto, con una grande cena dopo, come abbiamo visto, perché diciamo la grande reunion sia dei musicisti che di tanti suoi amici sfocia come al solito in una grande mangiata, in una grande tavolata, come abbiamo visto nel mini documentario che ha accompagnato la presentazione del disco, quindi... Guccini rimane giustamente un mondo a parte e, come ho detto, questi album che nessuno può ascoltare né su Spotify né su YouTube, così negli anni avranno ancora più valore perché sono un documento storico, sono spesso canzoni che di cui non esistono neanche registrazioni in realtà, no? Perché sono cose talmente risalenti al secolo scorso. E quindi questa è una bellissima operazione storica, soprattutto. Quindi, e poi secondo, voglio dire, solo con il supporto fisico. Rientrano i Maneskin terzi con la nuova versione sempre del loro disco, con l'aggiunta di due nuovi singoli. Con l'immancabile Lambrusco, no?
Esatto, sì, riferito a Guccini ovviamente. Bene, e allora stavo dicendo appunto dopo Guccini, i Maneskin che sono usciti con la nuova versione dello stesso disco, quindi l'effetto richiamo, diciamo, Calcutta che devo dire sta ottenendo dei risultati notevoli perché già la quarta settimana nella top 5 è veramente una buona performance. Tedua che arriva dal mondo rap, diciamo duro e puro, e che sta facendo quest'anno dei numeri incredibili. Nei singoli l'unica novità che troviamo, perché oltre a Inigo Quintero, ad Angelina Mango che già abbiamo trovato, a Boro con Cadillac, c'è il singolo nuovo di Blanco che ha questo sapore anni 60, fatto ovviamente alla sua maniera, con il suo modo di esprimersi così molto viscerale con questo autotune, ma comunque sempre di anni 60 si tratta più o meno a livello di struttura musicale. E poi volevo completare il quadro della classifica con le radio e quindi ricordarvi che il pezzo italiano più suonato nelle radio italiane è quello di Brescia e dei Pinguini Tattici Nucleari che è Nightmares e il pezzo internazionale più suonato è ancora Single Soon di Selena Gomez, quindi una conferma. Chiudo con un piccolo consiglio a proposito di giovani. Lei si chiama Tate McRae, è ventenne, fresca ventenne. In questo momento è l'artista più ascoltata al mondo. Se andate su Spotify, diciamo che un paio di sue canzoni sono al vertice ed è una sorta, diciamo, di Britney Spears, Christina Aguilera dei giorni nostri, un po' più oscura come si conviene un po' al 2023. Ecco, io finalmente mi hanno sistemato la cuffia in regia perché io Grazie. arrivo dopo. Se mi arriva la tua voce dopo, ovviamente siamo fuori un po' Ovviamente tu sincro. Però vabbè, convinci. adesso ti sento, fai uno, due, tre prova, vediamo se Uno, adesso due, tre prova. è Infatti tu perfetto, prima adesso stavi siamo commentando la sincro. puntata precedente, stavi commentando, eravamo a mercoledì scorso, No, però. vabbè, però sono alcuni, vabbè, qualche problema tecnico ce l'abbiamo anche noi, non è che siamo esenti, ce l'hanno i grandi mass media, insomma anche noi. Ogni tanto riusciamo però a sopperire, fortunatamente in qualche modo abbiamo delle persone talmente brave dietro le quinte che comunque riescono a risolverci il problema. Il fatto stesso che tu parli e io ti ascolti dopo manco 0 È vero. millisecondi, per me è già una fortuna, perché sennò... Secondo me, vabbè, adesso Avevo noi... molto Beh, sto sospetto, infatti, prima, no? Infatti, però noi si va avanti come sì, ma sempre. io ti stavo sentendo su, ero rimasto ancora a Guccini, quindi di conseguenza va Però bene. penso che i nostri ascoltatori si divertano anche di questo, Ma perché ci è diverti a noi, io quell'elemento così. penso che si divertano anche loro, insomma, alla fine... Come le gare di Formula 1, quando succede qualcosa che si scombina tutto, no? È l'unico modo, alla fine vince Verstappen lo stesso, però almeno un attimo uno si diverte. Sì. Ma Beh, adesso altro che lascia perdere le gare di divertente. Formula 1 che questo weekend ne abbiamo avuto di cotte e di crude, quindi di conseguenza, meno male che abbiamo fatto secondo posto con la Ferrari. I tombini abbiamo capito che anche a Las Vegas danno problemi, non solamente sulle strade italiane. Vero. È vero. Bene, Però bene. adesso ragazzi abbiamo veramente età, allora ti dico, Ornella Vanoni, la protagonista della puntata, ha 89 anni e alla sua tenera età è appena uscita con un nuovo singolo, una canzone bellissima con un testo scritto da Samuele Bersani, la musica è di una canzone brasiliana di Marisa Monchi, non so come pronuncio bene il brasiliano, però è il portoghese, insomma. La canzone che anticipa questo live che uscirà il 1º dicembre, cioè questo venerdì, che proprio porta il titolo della canzone che è Calma Rivoluzionaria e Live 2023. Allora, per quanto riguarda l'album live, per quanto riguarda la canzone, io vi rimando all'articolo, perché lì ci sono tutti i dettagli sulla scaletta, sul significato anche del testo che è stato scritto da Samuele Bersani, che è un testo di grande attualità, perché appunto Calma Rivoluzionaria è questo ossimoro che però serve per spiegare cosa servirebbe oggi, no? Una calma nel cercare di mediare, nel cercare di vedere le cose in maniera diversa, quindi non solamente schierarsi con una bandiera, ma cercare di tenere al bene dell'umanità, diciamo. Però andando oltre a questo, visto che Ornella Vanoni ha avuto quei 60 anni di carriera così da niente, no? Te ci pensi che se noi vogliamo
vedere l'inizio della carriera di Ornella Vanoni dobbiamo andare al 1953. Guarda, te lo dico, dobbiamo partire già da una cromia, il bianco e nero. Esatto. Poi tutto questo, l'epoca che ancora oggi ci ripropongono in televisione con il boom economico, la gente che usciva, si riprendeva, l'economia galoppante, i ragazzini in Vespa, cioè tutto quello che ha segnato un percorso italiano alla fine dei conti, e capisaldi come Vanoni, Morandi, Paoli, ci hanno fatto altro che dolcemente con le parole, in musica, accompagnare fino ai giorni nostri, no? Adesso sembra un po' tutto destabilizzante, perché alla fine dei conti sono subentrati nuovi stili musicali, nuovi generi musicali, che secondo me, e ce lo siamo ripetuti più volte in trasmissione, io la vedo molto difficile che la gente si possa ricordare di quello che è successo negli ultimi 5-10 anni, fra 20 esatto, anni. Ma il fatto che loro hanno attraversato, che se noi guardiamo Ornella Vanoni, a parte che lei viene da una formazione che è completamente diversa, perché lei i primi anni di carriera lei ha fatto teatro e lei ha avuto questa conoscenza incredibile ed era la ragazza, la fidanzata di Giorgio Strehler, no? E quindi lei ha cominciato al Teatro Piccolo di Milano e il primo suo mestiere è stata l'attrice. Poi, mentre faceva questo mestiere ed era la donna di Giorgio Strehler, e dopo poi si sono intrecciate altre due storie molto importanti, almeno nella sua vita, negli anni successivi, il primo approccio con la musica ce l'ha avuta negli intervalli degli spettacoli teatrali, quando le facevano cantare, e lì è stato il primo esempio di, come dire, dai alla gente quello che si aspetta, ma un po' la prendi in giro. Le canzoni della Mala che lei cantava in milanese e che le cantava nell'intervallo degli spettacoli teatrali erano scritte da Dario Fo ed altri autori, no? Ma venivano spacciate come canti popolari, cioè davano ad intendere alla gente che quelli fossero dei classici, ma in realtà non lo erano, erano canzoni scritte nuove, no? Da lì ovviamente in tanti si sono accorti della sua presenza scenica, della sua voce, e ha piano piano spostato il genere grazie a un altro incontro importante, a quello con Gino Paoli. L'incontro con Gino Paoli e Senza Fine è il primo risultato del connubio, e lì cominciamo a saltare negli anni 60. Lì diciamo che cominciò l'intreccio, perché lei stava con Strehler, ma poi si è sposata il suo impresario, però stava anche con Gino Paoli, quindi ho visto lui che bacia lei, che bacia lui, come diceva qualcuno. E quindi anni intensi, storie d'amore, quindi lei era innamorata di Gino Paoli, ma si era sposata il suo impresario, ma soprattutto prima, ed è una roba per i tempi incredibile, Strehler era sposato e lei stava con Strehler, perché non esisteva ancora il divorzio, e quindi ovviamente lui, non potendo divorziare, lui stava con la moglie ma anche con lei. Quindi intanto questi sono stati i primi anni, no? Sai, se dovessi paragonare il personaggio di Ornella Vanoni nell'ambito cinematografico, più o meno è un Alberto Sordi, no? Hanno abbracciato diversi stili, diverse interpretazioni. Era anche un periodo in cui c'erano delle menti talmente brillanti, meno stereotipate di quelle che c'è adesso. Adesso mi attirerò delle antipatie, però no, insomma alla fine è quello. Ha attraversato dei c'era molta più creatività. No, c'erano le tentazioni di scadere nel commerciale, perché lei comunque dopo il periodo di Gino Paoli, anziché aderire, perché la differenza tra lei e altri magari che in molti periodi si sono un po' adeguati a dove tirava il vento, no? Vabbè, noi abbiamo tanti artisti storici, ma pochi di cui riusciamo a ricordare una carriera con tanti successi e con tante cose diverse, perché lei ha fatto la musica brasiliana, è stata uno dei suoi meriti, è stato quello di portare nel mercato italiano un po' di cultura di musica sudamericana fatta bene con Toquinho e con tanti artisti. I suoi dischi degli anni 70, che erano cover di canzoni brasiliane, sono tutti dischi che si risenti adesso, sono pazzeschi.
però in quel momento lì altri magari andavano alla Disco Music, hanno fatto l'album Disco Music, oppure hanno fatto l'album Simil Battisti, o hanno fatto tanti, quindi quello che è secondo me la qualità di Ornella Vanoni è sempre, secondo me, aver avuto il carattere anche di dire dei no, perché secondo me magari la tentazione c'è stata, un po' come negli 80, nei 90, lei dopo ha collaborato con Mario Lavezzi, ad esempio, anche lì, cioè, non ha mai avuto quelle cadute. Adesso è inutile fare nomi perché ne farei tantissimi, no? Perché adesso tanti vengono celebrati nelle varie trasmissioni i migliori anni, e magari sono tutti artisti, è vero che hanno 40 anni, 50 anni di carriera, ma hanno fatto due o tre grandi successi e tanti dischi anche scadenti. Quello che ha sempre avuto Ornella Vanoni, intanto salvaguardare la sua classe, salvaguardare il suo modo di essere, che poteva anche stare un po' antipatico, perché lei è sempre stata un po' la milanese, così con la puzza sotto il naso, no? Però è quella roba lì l'ha salvata in qualche modo, perché alla fine, tutto sommato, la sua discografia non ha delle enormi cadute, perché ognuno può scegliersi la sua Ornella Vanoni. Quindi vuoi l'Ornella Vanoni degli anni 90, quella con Mario Lavezzi, vuoi quella delle canzoni con Gino Paoli degli anni 60, vuoi anche quella degli ultimi anni, guarda anche gli autori più giovani che hanno scritto per lei, ma alla fine lei va a pescare quelle cose che sono sempre vicine al suo mondo. E quindi questa veramente è una qualità di pochi. E non ha mai avuto un periodo in cui non lavorava. Paradossalmente, ad esempio, ti faccio l'esempio di Gino Paoli. Invece Gino Paoli ha avuto un grosso periodo negli anni 70 in cui ha fatto un sacco di dischi che sono stati assolutamente ignorati e sono andati nel dimenticatoio. Quindi, per dire, lei tutto sommato non trovo nessun momento o nessun periodo scadente della carriera di Ornella. È anche vero la bravura e l'oculatezza nel scegliersi i brani, perché sì, è un interprete, no? Ma sì, è anche un po', facendo dei parallelismi con la cinematografia, ormai in questa puntata faccio i parallelismi con la cinematografia, ci sono degli attori che li si prospettano davanti a una serie di sceneggiature, sì, no? C'è chi scarta perché dice no, voglio essere fedele a quello stile, farò un film in meno, ma voglio essere riconosciuto per quello stile lì. Io credo che anche Ornella Vanoni, quante proposte discografiche gli si siano arrivate nel corso della sua immensa carriera. Però stando fermo con i piedi per terra e puntando su quello stile lì, lei ha portato avanti uno stile oggi identificabile con le prime due note. Sì, devi valutare il contesto, è quello, capito? E secondo me, ti faccio anche l'esempio di Morandi. Morandi è famoso per essere risalito dopo un momento di crisi. Anche Morandi ce l'ha avuto. Quindi, per dire, no? E quindi devo dire che... E poi adesso ovviamente in questi ultimi periodi abbiamo apprezzato la sua schiettezza, perché ovviamente quando tu diventi molto grande puoi anche permetterti di, come dire, di dire esattamente quello che pensi, perché tanto la Vanoni se lo può permettere assolutamente, come si può permettere di raccontare e raccontarsi in questa maniera qua. E si può permettere un disco dal vivo, perché fare un disco dal vivo, fare un tour seguito da un disco dal vivo a 89 anni, io penso che non l'abbia fatto nessuno. No, ma la vedo proprio ben difficile. Poi ecco, con tutti gli acciacchi che ha, perché ogni tanto sentiamo che cade. Nicola Rigliano, che è riuscito ad arrivare a 90 anni e passa in piena forma, no? È vero. Dire. Ma lei riuscire a coinvolgere il giovane autore, perché questo pezzo con Samuele Bersani mi ha salvato la settimana, perché io ero in imbarazzo. Se non fosse uscita la Vanoni con Bersani questa settimana, veramente io non sapevo di cosa parlare, te lo posso dire. E quindi dobbiamo ringraziarla in versioni molteplici, praticamente, no? Ci ha salvato la puntata, ma la ringraziamo anche per tutto quello che ci ha regalato nel corso degli anni.
E una Esatto. cosa, volevo dire, ricordiamo che la Vanoni è anche quella che è sempre con quello stile e con quel sorriso sulle labbra, no? È piacevole vedere, è piacevole vederla in qualsiasi trasmissione televisiva, lei si presti, insomma, alla fine è, diciamo che è quel parente che vorresti sempre incontrare tutti i santi giorni perché c'è qualche battutina che te la tira fuori dal cilindro e ci ridi e ci stai piacevolmente appresso. Sì, è una che ha personalità e che sicuramente per chi l'ha frequentata è una che non deve essere facile e non deve essere stata facile, però questa roba qua l'ha salvaguardata perché oggi si tende a puntare il dito contro l'antipatico, ma in qualsiasi campo, no? Io invece dico meglio antipatico ma bravo, ma con una propria linea che una persona che riesce ad accattivarsi un po' questo e un po' quelli, ma che poi alla fine diventa una cosa fine a se stessa. Ecco, quindi capisco i no che ha dato, che ha detto nella sua vita, perché col senno di poi quei no lì l'hanno fatta diventare Ornella Vanoni, questo Ornella Vanoni che conosciamo, quindi tutto lì. Quella che abbiamo apprezzato in questi anni. Senti, noi siamo ormai alle battute finali perché vedo gente che mi vabbè, gente che si Guarda. muove dietro le quinte per dirmi è ora. Se vuoi ricordare i tuoi appuntamenti radiofonici. Vi aspetto tutti sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 Radio Budrio lunedì sabato e su Facebook Radio Budrio e soprattutto Facebook e Instagram Fabio Alberti DJ, cercate, lì ci sono tutte le mie rubriche, i miei spazi, l'articolo, le puntate, il titolo TV, così lì trovate tutto, ok? Io invece voglio dare un annuncio e fare congratulazioni ovviamente al nostro amico Marco Falco che ci sta guardando per la sua Ciao. RDS L'Onda Veronese perché da pochi giorni è sul DAB, quindi sulla zona di Padova potete sentirle e sintonizzarmi tranquillamente. Un abbraccio a te, un abbraccio a Marco, un abbraccio a tutti voi, Ciao noi a ci vediamo la tutti. prossima settimana con un nuovo approfondimento musicale. Ciao Fabio! Ciao, buona musica. Thank you.